Infatti, perché come sai, noi non siamo uomini di cultura, specialmente quella col K la odiamo francamente. No, no, io c'è una cosa col K. È vero che io per esempio ho la laurea, però fa conto che l'abbia presa con tutti i soldati, tra l'altro il diploma l'ho buttato dietro qualche scappare di libri, manco mi ricordo più da me. Non me ne frega proprio niente. Però mi ha fatto piacere che Franco, bontà sua, ma abbia portato questa sera questo piccolo posto. In Giappone, dice, gli unici cittadini che non sono obbligati ad inchinarsi davanti all'imperatore sono gli insegnanti. Il motivo è che i giapponesi sostengono che senza insegnanti non ci possono essere imperatori. È una grande verità. Io l'ho fatto, non so quanto degnamente, l'ho fatto per 40 anni. Non l'imperatore. No, l'imperatore però mi è mancato perché ci avevo provato. D'altra parte io non ho trovato l'imperatore che facesse senatore o imperatore un cavallo o un asino, perché è bastato Caligola che ha fatto senatore invece il suo cavallo incitato. Per cui noi diciamo sempre abbasso la cultura, però viva gusta la notizia, perché gusta la notizia. Intanto, come ha riepilogato bene lui, si è interessata di varie cose, l'ha fatta sempre con spirito, con intelligenza, e dico Pisani, e noi ci abbiamo messo il nostro, insomma, noi siamo gli allegrizzatori, con un pubblico che è sempre stato non numerosissimo, non da grande occasione. Certo, noi non presentavamo il libro di sabato scorso con la gente fuori che i telefonini, perché noi invece eravamo alla presentazione del tuo e ci siamo imbarcati sull'arca, che ci ha fatto estremamente piacere. Allora, noi come al solito peschiamo un po', io tanto ormai un pallino pure a lui piace, ma insomma, essendo romano, questa sera ho portato due romani d'occhio, Aldo Fabrizi e Checco Durante, grande amico. Fabrizi descriveva così il romano, un dolente per natura, dice, è uno che per di sì fa così, per di no fa così, se vuol dire che sei stufato fa così, su e giù, se invece lo mette così vuol dire che faccio due occhi così. E poi però alla fine è così pigro che qua mi arrivano tante tasse da pagare, dice solo mani mortacci vostri. Ecco, questo è Romano, questo è Fabrizi. Io leggo adesso al volo una breve, no? Poi dopo leggo anche altra cosa te. Il portiere, no? Perché mi pare abbastanza bella. Sì, poi entreremo al clima natalizio veramente. Io faccio il portiere. Soffio de mestiere e sento il dovere di quello che fa. Però, che pazienza che ce l'ho! Non sporcatevi i muri delle scale, non buttatevi i rifiuti nel cortile. State attenti, su in fontana a non fa sguazzo, e ridatemi la chiave del terrazzo. La pulizia del portone è affidata all'educazione dei signori inquilini del palazzo. Ve prego, per favore, pulitevi le scarse, chiudete l'ascensore, sennò non vi è più giù, e pensate a chi vi serve tutto l'anno. Buona Pasqua, buon Natale e Capodanno. Bravo.